Ok, uno dei problemi principali quando inizi a fare lo youtuber è che spesso ti dimentichi, o perlomeno inizi a vivere all'interno di un ambiente disordinato come quello, perché comunque magari stai 1, 2, 3 giorni a fare recensioni di schede video, di dissipatori, di cose, insomma, o comunque video anche più complessi di altri generi, e poi non ti accorgi di che giorno è, che magari è passata una settimana e tu stai vivendo veramente in un porcile. Quindi, prima di iniziare questo video, direi che facciamo uno di quei timelapse fighi stile Casey Neistat, sai, no, me che edita, quelli tipo che... io inizio a muovermi super veloce, lo sfondare si blurra ed esce la scritta Wow, more than tech, questo è il giorno, l'anno. Esatto, quello. Quindi vai, fai quello. Ok. È arrivato questo. Questo mi serviva. Mi serve effettivamente. Che cos'è? Andiamo ad unboxarlo insieme. Avevo già aperto la scatola per comodità e per fare un paio di storie Instagram a caso. Qui abbiamo il Netgear Orbi, ovvero due simpaticissimi pezzi che vanno a comporre un sistema satellite di Wi-Fi Mesh, cioè un router e un satellite nell'effettivo. Questa è la versione maggiore, ovvero quella che va a coprire, o comunque che può coprire, un'area di circa 350 metri quadrati. Tutti quanti gli accessori sono contenuti in questa scatola e il satellite aiuta a coprire maggiormente questa zona. Siccome avevo fatto una recensione del Sila, che comunque era stato preso forse un po' troppo male perché appunto catalogato come Razer e quindi da gaming, ho deciso di ampliare un attimino le mie vedute con un po' di prodotti che magari rimanessero all'interno dello stesso gruppo di hardware, nel senso la connettività. In questo caso abbiamo un estensore di Wi-Fi piuttosto interessante, nel senso che è un estensore di Wi-Fi che andrà a prendere una zona veramente gigantesca delle nostre case e andrà a spanderlo ovunque. Questo è un problema che aveva Sassari, che ho qui a Milano, insomma, è un problema che ho ovunque. Il wifi non arriva in tutte le zone della casa nel momento in cui non si utilizzano router o ripetitori. Questo perché semplicemente il wifi va a rimbalzare in certe zone più che in altre e si creano delle interferenze che nell'effettivo possono andare a ridurre il potenziale, magari anche con connessioni piuttosto basse già di loro, di appunto quello che arriverà ai vostri dispositivi wifi. Entrambi sono compatibili con Alexa. Ok, in realtà poco fa quando vi ho detto che avrei pulito e messo a posto vi ho mentito brutalmente, sì, è stata proprio una brutta bugia. Ecco, allora, come potete vedere ho montato un Orbi lì e l'altro non lo potete vedere, ma non perché siate Orbi, ma perché è lì. Esatto. Ok, allora, che cosa sta succedendo qui? Praticamente questo fa da satellite. Mi sa che è venuto giù un satellite. Il problema con questo tipo di sistemi è che i test sono esattamente come quelli di un alimentatore. Richiedono un insieme di personale e di strumentazioni specifiche che io non possiedo. Pertanto, esattamente come per i test del Sila, mi sono affidato alle recensioni molto più specifiche di Tom's Guide, che nell'effettivo ha portato dei contenuti veramente molto interessanti a riguardo e vi lascio la loro recensione molto 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 approfondita in caso vi servano dei dati molto avanzati giù in descrizione. Comunque per adesso l'esperienza umana, nel senso attacca, installa e cose così, è stata veramente semplice. L'unica cosa che continuerò, non capirò mai, è perché le aziende continuino, madonna, proprio con ossessione a mettere i CD. Ok, c'è un sacco di gente che ancora usa i CD, ma non così tanta. Mettete una penna USB, quella l'abbiamo tutti, veramente tutti. Ci pure mettete un QR code, una cosa del genere. I CD sono sorpassati. Io sono pieno di questi CD, veramente, ho confezioni piene che non servono a niente. Sostanzialmente come prodotto non ha difetti, nel senso il suo difetto principale ovviamente è che essendo un prodotto abbastanza di nicchia, avanzato e con un insieme di partner interne che garantiscano un buon servizio, un buon livello, nell'effettivo va a costicchiare perché è più alto della media di mercato. Quello che costa lo vale, nel senso è costoso ma svolge tutte le funzioni che vi possano venire in mente da parte di un Wi-Fi Mesh. Potreste comprare la controparte minore che fa, mi sembra, 200 metri quadri e avere esattamente tutto lo stesso servizio, semplicemente con un prezzo inferiore. Poi sono spessissimo in offerta come genere di prodotti, quindi non è neanche qualcosa di assurdo da gestire in termini di spesa. Nell'effettivo sono meglio dei ripetitori wireless, hanno più servizi all'interno, il QoS finale è molto interessante, tutta la tecnologia MUMI Mo vi permette di gestire molto meglio di un ripetitore wireless banale.
la vostra rete e come router e ripetitore, alla fine però, essendo appunto due, vi permettono, come ho detto, di gestire una porzione di casa veramente gigante, oppure un ufficio, comunque 350 metri quadri sono veramente grandi. La dispersione è minima. Per quanto riguarda gli altri QoS, solite funzioni, un po' che trovate su praticamente tutti i router moderni, ovvero il MUMIMO, il Multi-User Multiple Input Multiple Output, che permette praticamente di gestire più stream, non prendete stream nel senso di Twitch, ma stream nel senso di richiesta di segnale, contemporaneamente. Questo è un router tecnicamente programmato per il 2x2, nel senso due di input e due di output, però nell'effettivo il MUMIMO come tecnologia permette di gestirne fino a 8. Di per sé non ci sono punti negativi, ve l'ho detto, c'è soltanto il fattore del costo. In contrapposizione a quello che ho recensito tempo fa, non è un router delineato per il gaming, nel senso non va a fornire quei QoS che possono essere per esempio il Fast Track di Razer, però nell'effettivo va a dare quello che serve per un utilizzo casalingo, familiare, domiciliare, chiamatelo come volete, insomma, una cosa che possa essere a prova di famiglia. Per il resto ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere se possedete prodotti Netgear giù in descrizione, cosa pensate di questo Orbi K50 che nell'effettivo andrà a finire da qualche parte qua in giro per casa. Questo è il satellite, sì, questo è il satellite, ha appena preso una botta da satellite, e noi ci vediamo in un prossimo video. Voi siete stati su More Than Tech? Salamusa. Nel canale Telegram di More Than Tech trovi le migliori offerte hardware, sia nuovo che usato, per risparmiare fino al 50% sul tuo prossimo PC. Tutto quello che devi fare è andare giù in descrizione e cliccare sul link.